Le più sfavillanti pagine della letteratura sono di certo quelle che raccontano di personaggi stravaganti, con caratteri e intelletto fuori dal comune, capaci di risolvere brillantemente anche le situazioni più angoscianti e gettare luce anche sulle tenebre del più fitto mistero. Ben lontani dalla tecnologica e asettica modalità a cui programmi come CSI e Law & Order ci hanno abituati, nei quali di fatto le indagini sono in gran parte risolte dai computer o dalle analisi di laboratorio, i personaggi dei polizieschi di fine 800 e inizio 900 erano capaci di sbrogliare i casi senza l'ausilio di sofisticati test, ma solo attraverso il lavoro delle loro menti superiori, allenate alla deduzione, votate all'intuizione e basate sull'osservazione di ogni più piccolo particolare. Nella seguente classifica descriveremo alcuni dei più noti detective che hanno appassionato per decenni generazioni di lettori. Avvisiamo gli iscritti che questo video potrebbe contenere spoiler e anticipazioni su racconti e romanzi. Pertanto, ascoltatelo a vostro rischio e pericolo. Cominciamo con uno dei capostipiti di questo genere letterario, nato niente meno che dalla metamorfica mente di Edgar Allan Poe, ovvero Auguste Dupin. Contrariamente a varie figure a lui ispirate o a lui succedute, Dupin non è un poliziotto e neppure un detective privato. Scapolo di una ricca famiglia sprofondata nella miseria, egli è un parigino residente a Faubourg Saint-Germain, decorato del titolo di cavaliere. Possiede un animo cupo e introverso, dedito alla contemplazione e alla lettura, tanto da vivere in una casa dalle imposte perennemente chiuse, dedicandosi a lunghe passeggiate notturne. Rifugge la compagnia di chiunque, fatta eccezione per il suo coinquilino, che funge da anonimo narratore delle sue avventure. Le sbalorditive capacità logiche e deduttive di Dupin, tanto straordinarie da resentare la telepatia, hanno fatto sì che la polizia lo interpellasse affinché egli ponesse questo talento al servizio della comunità. Compare per la prima volta nel romanzo I delitti della Rue Morgue del 1841, risolvendo un caso apparentemente senza sbocchi. Non per niente questo racconto è formalmente ritenuto il primissimo esempio di letteratura poliziesca della storia. Dai tratti tenebrosi, persino decadenti e misantropi, Dupin possiede una mente precisa, analitica e avvezza ai collegamenti più arditi e indovinati. Tutto ciò che viene raccolto dai suoi infallibili occhi è passato al setaccio, smontato e ricomposto in un preciso, infallibile quadro della verità. Anche il secondo esponente della nostra classifica è un francofono, ma guai a definirlo francese. Monsieur Hercule Poirot, sgorgato dalla penna dell'eccellente giallista Agatha Christie nel 1920, è infatti di nazionalità belga, essendo nato a Spa nel 1873. Tra cagnotto, sveglio e galantuomo, Poirot è diventato un personaggio iconico della letteratura e della cinematografia, cristallizzato in caratteristiche che sono diventate proverbiali, quali i suoi inconfondibili baffi e il suo estremo rigore nel vestirsi, che rasenta la mania ossessivo-compulsiva. Moralmente ineccepibile, è convinto che violenza e crudeltà siano le peggiori deformità che possano flagellare l'animo umano. Proveniente da una famiglia numerosa e non molto abbiente, Poirot fu costretto a trasferirsi in Inghilterra nel 1914 a causa della Grande Guerra, abbandonando così la sua fiorente carriera da capo della polizia di Bruxelles. Successivamente inizia il mestiere di detective privato, anche se nell'intervallo di tempo fra il primo e il secondo conflitto mondiale, le sue doti investigative dissiperanno misteri anche in Europa e in Medio Oriente, come si evince dai racconti Poirot sul Nilo e Assassinio sull'Orient Express. Ordinato, preciso e metodico, un vero orologio svizzero in forma umana, Poirot possiede un talento miracoloso nel fiutare tracce, anche laddove gli altri poliziotti non sono riusciti a cogliere neppure un indizio, e la sua intelligenza spiccata e vivace lo aiuterà moltissimo nell'intessere collegamenti e individuare particolari che, assemblati, creeranno un sentiero verso la soluzione del caso. Protagonista di oltre 80 scritti fra romanzi e racconti, l'avvocato penalista Perry Mason, pur non essendo detective in senso stretto, entra di rigore in questa piccola lista di indagatori del crimine. Nato dal genio creativo dello statunitense Earl Garner, non si hanno molte informazioni di background sul suo passato e sulla sua vita non professionale. Sul posto di lavoro è coadiuvato dall'assistente Della Street e da Paul Drake.
la grandissima competenza in campo giuridico, nonché una spiccata fantasia nell'utilizzare anche metodi poco ortodossi in aula, fanno di Perry Mason non solo un eccellente avvocato, ma anche un vero investigatore, capace di vedere un innocente laddove tutti gli altri vedono a priori un colpevole. In effetti, le trame dei libri in cui compare questo personaggio sono abbastanza standardizzate. In genere si svolgono secondo un copione ricorrente, incentrato su una persona accusata ingiustamente di qualche crimine che si rivolge a Perry Mason, il quale non esita ad aiutarla e persino a farsi carico delle spese, se il caso lo richiede, organizzando l'impossibile per smascherare il vero autore del delitto, avvenimento che abitualmente avviene al banco dei testimoni. Fra gli anni 30 e 70, lo scrittore statunitense Rex Stout delizierà gli appassionati di gialli con un personaggio tanto ben riuscito che gli valse persino la nomina di miglior scrittore del mistero del secolo. Stiamo parlando di Nero Wolfe, un mastodontico detective newyorkese di origini montenegrine, la cui caratterizzazione spiccata e la cui eccezionale bizzarria lo rendono decisamente uno dei più particolari esemplari del suo gruppo. Contrariamente ai suoi colleghi letterari passati e futuri, Nero Wolfe non ha né l'aria né l'aspetto dell'uomo d'azione. Amante della buona tavola, come i suoi 125 kg di peso testimoniano, non ama spostarsi dal suo studio. E del resto neanche ne ha bisogno. Il suo cervello è infatti così sopraffino che nella maggioranza dei casi egli riesce a risolvere ingarbugliati casi di omicidio senza neanche uscire dal palazzo. Facile all'ira, abbastanza misogino e discretamente condiscendente nei confronti dei collaboratori, Nero Wolfe regola la propria esistenza con schemi piuttosto rigidi, con regole e orari molto precisi. Inflessibilmente, non dedica al proprio lavoro un solo minuto più di quanto non sia strettamente necessario, preferendo consacrare il proprio tempo libero alla cucina e all'amorevole cura delle proprie orchidee, coltivate nel giardino pensile del palazzo di Arenaria nel quale abita, situato al numero 918 della 35esima strada ovest. Tale indole pigra e controllata fa sì che a recarsi sui luoghi dei delitti, a interrogare i testimoni e a pedinare i sospettati, sia il tollerante Archie Goodwin, suo fidato assistente, che essendo alto, energico, con una certa passione per il gentil sesso, ampiamente ricambiata fra l'altro, potrebbe apparire come l'altra faccia della medaglia di Nero Wolfe, del quale narra anche le avventure nel mondo del crimine e del delitto. Ultimo, ma non di certo ultimo, abbiamo quello che è forse l'indiscusso sovrano di tutti i detective, il più famoso e conosciuto, il sempre imitato, ma mai eguagliato, Sherlock Holmes. Nonostante si possa tranquillamente affermare che l'ideazione di questo iconico personaggio da parte di Arthur Conan Doyle sia in larghissima misura ricalcata sul sopracitato Auguste Dupin, è indiscutibile che la sua figura abbia sviluppato una luce tanto abbagliante da eclissare tanto i predecessori quanto i successori. Residente insieme al fraterno amico e cronista, il dottor John Watson, al civico londinese 221 di Baker Street, Holmes condensa un incredibile numero di stravaganti qualità che lo elevano dal resto della popolazione. Pragmatico, preciso, logico, snob e ignora tutte quelle nozioni che, a suo dire, non gli sono d'aiuto nel suo lavoro di detective privato, del tutto refrattario alle lusinghe femminili, sprezzante nei confronti dei sentimenti, possiede una mente sì algebrica, ma non gelida. È anzi un individuo capace di slanci di orgoglio, votato alla giustizia e sdegnoso nei confronti del crimine, devoto alla cultura e all'arte, sensibile all'umorismo e a sua volta divertente. Malgrado possa apparire freddo e ascetico, in realtà è preda di alcuni deplorevoli vizi. Egli infatti è fortemente tabagista e non si sdegna di concedersi alle narcotiche dolcezze della morfina e della cocaina, sregolatezze che il suo amico Watson, da buon medico, non manca di rimproverargli. Ci viene presentato nel romanzo Uno studio in rosso, che fra l'altro potete ascoltare sul canale di Vir la forza delle parole, del 1887. Il narratore, in tutte le sue avventure, sarà il fedele Watson, un personaggio a sua volta degno di nota. Sebbene piuttosto scarso in fatto di abilità logico-deduttive, benché vi si applichi con passione, questo dottore rappresenta non solo un aiutante, ma anche l'unico vero amico di Holmes,
l'unico al mondo che, riuscendo a guardare oltre quella impenetrabile barriera di logica e pragmatismo, è arrivato a individuarne e apprezzarne a pieno lo spirito, dimostrandogli una fedeltà e un rispetto incrollabili, ricambiati da Holmes a modo suo. Accanto alle celebri doti intellettuali, Holmes affianca pure apprezzabili qualità fisiche. Molti suoi nemici hanno sperimentato a loro spese la sua bravura nel pugilato e nelle arti marziali. Possiede inoltre un sapere enciclopedico su tutti gli eventi criminosi e i personaggi di rilievo britannici o europei. Holmes troverà la morte, almeno fin quando l'indignazione dei suoi ammiratori non indusse Conan Doyle a farlo resuscitare, in un epico scontro con il perfido James Moriarty, il suo arcinemico. L'autore deciderà quindi, dopo una sconcertante serie di avventure e di casi mirabolanti, di mandarlo nel Sussex, a godersi una meritata pensione curandosi di apicoltura e filosofia in una fattoria di Eastbourne. Ciò che stupisce maggiormente in Sherlock Holmes è il fatto che tutto ciò che della sua figura è diventato famoso e proverbiale non corrisponde per nulla a quello che scrisse Doyle di lui in tutta la sua vasta letteratura. La celeberrima frase «Elementare, Watson!» che egli si attribuisce non è mai stata pronunciata in oltre 4 romanzi e 56 racconti, e in nessuno di essi viene mai specificato che la sua pippa sia una calabash o che il suo berretto sia un deerstalker, sebbene ormai tale intercalare e tali accessori siano proprio ciò con cui egli figura nell'immaginario collettivo mondiale.